Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Sì, video pool ragazzi, siamo in un video pool. Era da un po' che effettivamente non facevo un video del genere, però ho deciso di pullare. Questo banner mi piace, mi piacciono entrambe le armi, mi piacciono entrambe le skin. Ho anche una buona wishlist che potrebbe accompagnarmi in tutto ciò. Quindi, sinceramente parlando, sì, pullo. Inoltre, ho visto anche l'evento. L'evento nuovo dell'Iron Giant, dove appunto il gigante è debole all'acqua. Quindi, ovviamente, aveva azzeccato il fatto che l'arma di Zac aiutasse contro il gigante. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più è l'arma free to play di Red. È un'ottima arma free to play. Abbassa addirittura la difesa fisica, ovviamente potenza low e poi ovviamente mid, non possiamo aspettarci di più da un'arma free to play, però è una buona arma. A differenza di quelle che abbiamo avuto finora, secondo me questa è l'arma free to play migliore che abbiamo avuto, letteralmente. È letteralmente l'arma migliore free to play che abbiamo avuto. Detto ciò ragazzi, mia wishlist impostata con Prism Rod, Killer Hornet, successivamente la Wing Edge di Sephiroth, la Mithril di sempre di Sephiroth e l'Aquamarine di Cloud, perché vorrei a questo punto fare una bella combo con Zac. Quindi Zac Cloud giocati insieme, uno che indebolisce l'elemento acqua e l'altro che fa danni elementali acqua. Quindi mi piacerebbe fare questa combo tramite ovviamente la fortuna che mi assiste nella wishlist. Quindi direi di non perdere tempo e cominciamo. Ok, ci siamo. Partiamo. Ah, ovviamente sì. Sì, qua metto precedenza Zac. Metto, sì, metto l'arma a 6 stamp, cioè i primi 6 stamp metto l'arma di Zac e la skin di Zac, ovviamente. Cominciamo benissimo. Un solo stamp. Bene, direi molto molto bene. Speriamo di vedere almeno un'animazione decente, perché sto comunque spendendo in un banner e quindi è giusto che si debba sperare in qualcosa di positivo. Allora, vediamo, fammi un parry o una schivata. Proprio cominciamo malissimo. Cominciamo malissimo con la prima multi vuota. Abbiamo preso le nuove armi 3 stelle, ok, però veramente male. Veramente male, già sta pull mi dovrebbe tenere probabilmente alla larga. Letteralmente alla larga. A meno che ora faccio 5-6 stampi in una volta sola. No, 2, va bene, diciamo nella media, perché fondamentalmente 2 stamp sono nella media, quindi non mi posso lamentare, però ora mi servirebbero almeno 2 o 3 armi 5 stelle di fila. Allora, Cloud non possiede skin, quindi non abbiamo la certezza della 5 stelle. Andiamo a vedere sempre l'animazione. Vediamo se c'è il parry. Sì, questa volta il parry c'è. Quindi speriamo almeno 2. No, una sola. Ed è quella di Sephiroth. Quindi direi la Wing Edge. O la Mithril Katana. Wing Edge. Siamo quasi praticamente a full. A full maxato la Wing Edge. Quindi tra poco potremo toglierla dalla wishlist. È un bel 5. Tipo 5 stamp. Giusto per... No, vero, completamente schifo. E non stanno andando bene sti... Non stanno andando proprio bene. Oh, qui è Cloud vestito. Quindi possiamo skippare l'animazione. Dai, dammene più di una. Eris. Ah, la Prism Rod. Potrebbe essere ottima la Prism Rod.
Eh sì. Forse miglioriamo il ranking dungeon con quest'arma. Ottima la Prism Rod. Ottima. Ottima, ottima. Ottima. Qui va benissimo. Qui va benissimo. Peccato che però ne sto prendendo soltanto una alla volta. E questa cosa in realtà non mi sta piacendo. Cioè, una sola arma 5 stelle alla volta non è un granché. Ok, qui abbiamo l'arma garantita. Quindi possiamo skippare l'animazione. Sì, abbiamo solo la garantita di Zack. Male. Non abbiamo preso neanche praticamente neanche una copia. Neanche una copia extra, diciamo così. Ok. Siamo a 19.000 gemme. Sì, probabilmente la prima scheda la vado a concludere. Se ci arriviamo con gli stamp, spero di arrivarci, ma la prima scheda. Madonna, gli stamp mi stanno andando malissimo in questo banner. Cioè, veramente incredibile. Veramente incredibile questo banner. Cloud senza skin. Vediamo un po'. Ai perri ho schivata. Ok, va benissimo. Ne vorrei almeno due, tre. Non lo so, datemene. Niente. Ancora Sephiroth e la Mithril. Sì, ok. In questo caso abbiamo la Mithril. Ottima. Ottima. È un'ottima arma la Mithril per essere comunque una sub-weapon, quindi... Stiamo finendo le gemme. Stiamo letteralmente finendo le gemme, quindi non so manco se riesco a fare le due pagine. Perché gli stamp mi stanno andando veramente, veramente male. Anzi, no, vabbè, la pagina la finiamo perché ormai me ne mancano tre, quindi anche se dovesse andarmi male, spendo altre 9.000 gemme. In teoria. Che spendo 9.000 gemme in teoria, quindi... Però, vabbè. Mi sarei aspettato qualcosina di più. Ho preso un'arma 5 stelle a stento, mentre invece una bella pullata con anche 2-3 armi 5 stelle mi risolleverebbe il morale per pareggiare un attimo la situazione almeno. Non ci credo, un'altra vuota brutta. Un'altra vuota brutta. Qua sto andando male. Sto banner purtroppo non è andato bene. Sto banner posso già dire che non è andato bene. Neanche la Maritime Sword ho preso di Cloud, che è un peccato in realtà. Madonna, uno stamp. Cioè, veramente sto facendo schifo. Letteralmente schifo in questo banner. Letteralmente schifo. Cloud senza skin. Veramente sto facendo letteralmente schifo in questo banner. Forse era meglio non pullare a sto punto. Però l'arma di Zack è comunque valida. Neanche una copia, sinceramente. Sta cosa non ci credo. Madonna mia. Disastro totale. Disastro totale sto banner. Letteralmente un disastro totale. Mi serve una pullata con 10 armi 5 stelle per riprendermi un po'. Oh, tre stamp che, vabbè, una magra consolazione perché tanto avrei finito comunque la scheda, quindi non c'era nulla di che. Qui ovviamente abbiamo la skin garantita, però Cloud non è... con la skin, quindi diciamo una brutta roba qui. Ti prego, dammi una soddisfazione. Ok, almeno il Perry.
Ma più di una me ne dai? No. Oh, copia dell'arma di Zack. Ok, almeno un overboost ce l'abbiamo. Almeno un overboost ce l'abbiamo, che era la cosa più importante. E prendiamo anche... E prendiamo anche la copia. Quindi, ottima. Ottima. Io ormai, sì, le uso queste gemme. Vado avanti. Ormai tento il tutto per tutto utilizzandole tutte. Non tanto per arrivare, diciamo, al costume di Glenn, perché non ci arrivo sicuro, però per tentare qualche copia. Per tentare qualche copia ci provo. O tanto con 7000 gemme non concluderei nulla. Dici sì, va bene. È una base per poter magari, diciamo, iniziare a riaccumulare, ma in un banner sono dell'idea che conviene comunque spendere. Se si ha un capitale, conviene spendere. Tranne come in queste occasioni che... Oh, invece no. Un off banner di Red. Guarda, va bene. Cioè, nonostante comunque sia un'arma che non mi interessi... Ah, Water Aga, ok. Che, oddio, in questa occasione potrebbe anche essere buono in realtà, perché appunto Water Aga con il gigante che è debole all'acqua. Ok, altri due stamp che mi portano praticamente all'altra arma garantita dopo. Peccato non averne fatto tre e almeno piangere con un occhio. Ah, però Cloud è vestito, quindi bene. Ah, con Matt la Killer Hornet? Oh, bene. Bene, almeno in singola copia ce l'ho. Benissimo. Oddio, un pochettino mi sono ripreso. Un pochettino mi sono ripreso da questi banner. Non eccezionali, però mi sono ripreso un pochettino. Ora farò probabilmente qualche gemma con l'evento, e poi probabilmente l'altra pull la faccio, visto che ho l'arma 5 stelle garantita, e cerchiamo di vedere un po' effettivamente che cosa mi esce. Ottimo che mi è uscita la Prism Rod. Sono quasi forse al limite massimo della Edge Wing con Sephiroth. Peccato per l'Aquamarine di Cloud. Mi sarebbe piaciuta ottenere almeno una copia dell'Aquamarine per, diciamo, per avere un po' di... Per avere un po' di supporto magari con Cloud, Marinaretto, e aiutarmi un pochettino con Ramu. Però vabbè. Diciamo che per il momento mi accontento. Ragazzi, spero che a voi sia andata meglio. Fatemi sapere se avete pullato e cosa ovviamente avete pullato. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.